Un saluto a tutti amici di High Tech Italia, oggi si parla di smartwatch, è arrivato in redazione la Plus GV18, quindi oggi andiamo a recensirlo e a fare l'unboxing. Andiamo ad aprire la scatola, la confezione e a vedere cosa c'è al suo interno. Ovviamente c'è l'orologio. Dopodiché troviamo il coperchio inferiore in plastica, la batteria, un libretto di istruzioni in cinese ed in inglese ed il cavetto per la ricarica USB. Mettiamo da parte la confezione e prendiamo l'orologio. Eccolo qui. Ovviamente manca la parte retro in quanto la batteria nella confezione viene fornita, diciamo non integrata nel dispositivo, quindi andiamo ad inserire la batteria e la parte inferiore. Nel GV18 A Plus la parte inferiore non è fornita di una vite svitabile con un cacciavite, ma è ad incastro, mentre nel modello inferiore, diciamo che nel modello precedente, veniva fornito anche un cacciavitino per l'estrazione della vite. Andiamo un po' a vedere il lato estetico di questo orologio, cosa comprende. Il cinturino in plastica anallergico adatto a tutti i tipi di pelle, questa scocca in acciaio, realizzata in acciaio, nella parte interiore qui troviamo il microfono e la fotocamera da 1,3 megapixel, un display LCD 1,54 pollici, nel lato sinistro troviamo lo slot USB per la ricarica e per il collegamento al computer e il tasto per l'accensione e per tutte le altre funzioni. Il lato destro invece è completamente spoglio. Andiamo ad accendere questo terminale tenendo premuto il tasto laterale. Eccolo qui, compare la scritta smartwatch. Diciamo che cassa che si sente abbastanza bene, il volume è alto, quindi la particolarità di questo orologio, che è essenzialmente, oltre a quella del prezzo, che è veramente veramente basso, si aggira intorno ai 30 euro. Come vedete, si è già connesso al nostro S5. Abbiamo uno smartphone Android oggi, il Galaxy S5. Vedete, ci chiede se sincronizzare la data e il tempo, e quindi noi diciamo di sì. Stavo dicendo, la particolarità è il prezzo che si aggira intorno ai 30 euro e per tutto quello che offre questo dispositivo è veramente un prezzo bassissimo. L'altra particolarità di questo orologio è che è possibile inserire al suo interno una SIM ed utilizzarlo come cellulare, come se fosse appunto un cellulare a sé. Andiamo a vedere un po', questa è la schermata che ci si presenta. Si è già connesso al nostro telefono, basta accenderlo perché si connetta. Ovviamente bisogna fare la prima connessione e in questo caso con questo dispositivo Android basta andare nelle opzioni del Bluetooth, ricercare la Plus ed effettuare la connessione. Andiamo a vedere quindi il menu. Innanzitutto devo bisogna dire che il touch di questo display non mi aspettavo sinceramente che fosse così reattivo, è un touch veramente buono. Quali sono le principali applicazioni di questo terminale? Ovviamente la messaggistica, si possono scrivere anche messaggi, forse con un po' di difficoltà data la piccolezza della tastiera, che però risponde, devo dire, abbastanza bene. Ovviamente si possono ricevere messaggi. C'è il registro delle chiamate effettuate, non ricevute, non riuscite, eccetera, eccetera. Ovviamente c'è il Bluetooth, c'è l'antiperso, che sarebbe una specie di antifurto che ci segnala tramite la cassa quando il nostro smartphone, e quindi il nostro cellulare, si sta allontanando troppo dal nostro orologio e diciamo suona come una specie di antifurto. Andiamo a vedere le impostazioni di questo orologio. Troviamo le impostazioni delle notifiche dove possiamo selezionare, ad esempio per i messaggi, se ricevere notifiche e che tipo di notifica ricevere. Le impostazioni delle chiamate, se appunto ricomporre automaticamente la chiamata, la composizione automatica, la promemoria dell'orario per richiamare poi il numero che ci aveva contattato, eccetera, eccetera. Poi troviamo il pedometro, dove noi avviandolo ci conterà il tempo trascorso e qui gli step sarebbero i passi appunto effettuati e qui poi ci dirà una serie di informazioni,
che sarebbe il grasso bruciato, le calorie bruciate, la velocità, il chilometraggio e i passi. Troviamo anche qui il sedentary reminder, che ci dice quando diciamo alzarci un po', se così si può dire, ci avvisa quando stiamo troppo fermi e quando svolgiamo troppo poco attività fisica, diciamo che è un tutelatore della nostra salute. Poi troviamo lo sleep monitor, che praticamente ci dice quanto tempo noi dormiamo. Questo lo vedremo dopo cos'è. Ovviamente c'è una barra di ricerca per internet, gli orologi mondiali, il calendario e la sveglia, i vari profili dell'utente che sono il silenzioso, riunione, esterno e tutti quelli che conosciamo. L'audio player si connetterà automaticamente con lo smartphone e riprodurrà le canzoni che ci sono sul nostro telefono. C'è un registratore vocale dove noi tramite il microfono potremo effettuare delle registrazioni audio, dei promemoria. È possibile selezionare altri temi, come per esempio il grigio. Ecco qui. Come vedete il tema è cambiato. Ci sono anche altri vari temi, per esempio il tema 4, vedete, che riprende un po' il note. C'è la fotocamera, eccola qui. Ora stiamo riprendendo il nostro computer, ovviamente si può effettuare anche uno zoom in avanti, ecco qui, ed indietro. Fotocamera da 1,3 megapixel, che non è male, vedete, lo scatto avviene abbastanza presto, non è una fotocamera maligna, e diciamo è una funzione simpatica da avere sul nostro smartwatch. C'è anche un videoregistratore e un visualizzatore delle immagini. Ecco qui, come vedete, questa è la foto da noi scattata prima. Non so quanto si riesca a vedere perché siamo in condizioni di scarsa luce. Poi c'è un video, ovviamente un riproduttore dei video, un browser internet e una SIM toolkit, che sarebbero tutte quelle applicazioni riferite alla SIM, il manager di file e la calcolatrice. Tornando nella home vediamo l'orario e in prima pagina troviamo i contatti e il registro delle chiamate. Scorrendo verso il basso si va nella barra delle notifiche, ecco qui in corso, qui ci dice tutte le attività del nostro smartwatch, qui si può selezionare la luminosità dalla più bassa alla più alta, la modalità aereo e il silenzioso oltre che il Bluetooth. E prima vi avevo detto che parlavamo dopo di questa funzionalità e ora ve la faccio vedere. Prendendo il nostro smartphone e utilizzando un QR reader, ecco qui, leggendo questo codice che ci viene fornito direttamente dallo smartwatch, cliccando ok, partirà il download, ora lo stoppo perché abbiamo già fatto, di questa applicazione iWatch, che sarebbe l'applicazione per controllare lo smartwatch dal cellulare. Cliccando qui si può scegliere da quale applicazione ricevere la notifica, ci si apriranno tutte le applicazioni presenti sul nostro dispositivo e tramite una spunta potremo scegliere da quale applicazione appunto ricevere notifiche. Questa essenzialmente è la principale funzionalità di questa applicazione. C'è il Bluetooth, dove si aprirà direttamente il Bluetooth cercando l'orologio. Questa icona serve essenzialmente per cercare un nuovo aggiornamento dell'applicazione che in questo momento non c'è, e questo è quello a cui serve questa applicazione. Altra chicca di questo smartwatch è che ha display fermo bloccato sull'orario. Cliccando semplicemente sul display si potranno selezionare tre diverse tipologie di orologio. Nella schermata principale qui del nostro smartphone troviamo anche una scritta in basso a destra, strumenti. Andiamo a vedere cos'è. Ci sono queste icone scorrevoli che sono selezionabili dal menu. In questo momento sono per esempio contatti, qui possiamo aggiungere un contatto da avere sotto mano sempre, un allarme e la riproduzione musicale. Sono essenzialmente gli strumenti di primaria necessità. Andiamo a fornire qualche dato tecnico su questo dispositivo. Ha una connettività ovviamente Bluetooth, un tipo di rete con la SIM inserita GSM. Ha una radio FM, in questo momento non ancora disponibile in Italia, ma presto dovrebbe arrivare. Uno schermo da 1,54 pollici, una fotocamera da 1,3 megapixel, uno slot per la SIM ed uno slot per la memory card espandibile fino a 32 GB. Le lingue disponibili sono l'inglese, il russo, lo spagnolo, il portoghese, il turco, l'italiano, il francese, il tedesco, il polacco e l'olandese. La batteria da 450 mAh
Le dimensioni del prodotto sono 58,5 x 39,5 x 12,3 mm di spessore e un peso complessivo del prodotto di 65 grammi. Per la Plus GV18 è tutto, spero che questa recensione sia stata abbastanza esaustiva. Per qualsiasi domanda commentate e condividete questo video, lasciate un like ed iscrivetevi al canale e seguiteci, mi raccomando, anche su Facebook. Un saluto a tutti da Hi-Tech Italia, ci vediamo al prossimo video, ciao!